Ameria Radio presenta Tre giorni con Maria Callas, a 100 anni dalla sua nascita. A cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla seconda giornata di questo lungo weekend con Maria Callas. Cominciamo, abbiamo sentito la controsigla del primo ascolto, qui la voce viene diletto dall'edizione Cetra del 1949 e passiamo ora a presentare la seconda giornata. Allora, La mattina all'opera, sembrava giusto a noi, nel giorno del compleanno dei 100 anni della grande signora Callas, partire con Castadiva. Quello è anche, se vuoi, è anche una scelta obbligata, cara. È una scelta obbligata, Castadiva della norma, anche perché io, questo è per me, ma credo di non essere la sola, se uno chiude gli occhi e immagina di sentire la voce di Maria Callas, sente l'attacco di Castadiva. Vabbè, quello, guarda, penso che sia qualcosa di assolutamente condiviso. Innanzitutto, due parole sulla controsigla. Allora, diciamo che se la scelta del primo giorno era un pochino obbligata, la scelta del secondo era totalmente libera. E noi abbiamo optato per il debutto discografico della Callas, che è appunto quello legato alle tre incisioni Cetra, I Puritani, La Norma e Il Tristano. Il Tristano lo potremo sentire poi più tardi nell'esecuzione, nel momento Callas Vago, invece i Puritani sono per noi fondamentali, perché i Puritani sono il momento in cui la Callas dimostra di essere veramente un'artista, tra virgolette, diversa. Innanzitutto c'è la testimonianza di siciliani che, accompagnandola al pianoforte proprio in vista di questo debutto nei Puritani, assolutamente si è fatta molta letteratura, ma è realistico. Lei aveva delle recite di Valchiria, alla Fenice mancava l'Elvira dei Puritani, siccome Serafin la sentiva vocalizzare cantando l'aria La scena della pazzia, questa che appunto abbiamo appena sentito, gli propose di cantare tutta l'opera. Siciliani era appunto per certi versi il patron di questa situazione e accompagnò la Callas. Nell'accompagnare la Callas, Siciliani ricorderà più avanti che ringraziò il fatto di conoscere la pagina a memoria, perché gli si riempirono gli occhi di lacrime e non poteva quindi leggere lo spartito per accompagnarla, perché si rese conto che la Callas portava avanti autenticamente il canto ottocentesco di cui si era persa traccia. Certo. Noi questo l'affronteremo poi nella giornata, parlando appunto tanto del neoclassicismo quanto dell'adesione a Rossini, Bellini e Donizetti, e quindi abbiamo deciso di iniziare proprio questa giornata in maniera belcantistica, perché la Callas è stata anche un eccezionale belcantista. Abbiamo poi, dopo la mattina all'opera, i primi tre interventi che caratterizzano appunto la mattinata. La prima parte, quella dedicata all'opera neoclassica di Maurizio Modugno, Volume Tutelar, 700 e neoclassicismo. Il secondo intervento invece, che è mio, che è Una voce poco fa, cioè il Rossini della Callas, Turchi in Italia, Barbiere, Armida e Semiramide. Con l'amico Alessandro Mormile invece alle 12.30 avremo il Mia mano al fin tu sei, cioè la Callas, interprete di Bellini, il pirata, la sonnambula, Norma e i Puritani. Abbiamo poi alle 14 un quarto intervento, che è quello legato a Donizetti, che è ancora legato appunto al mio nome, il dolce suono mi colpisce di sua voce, appunto Anna Bolena, Lucia di Lammermoor, Pogliuto, e due titoli donizettiani che la Callas non ha inciso nella sua completezza, ma che pure ha inciso nelle sue arie fondamentali, Figlia del Reggimento e Lucrezia Borgia. Poi, Luisella, cosa accade nel resto della giornata?
Poi alle 15:30 abbiamo il quinto intervento, che è quello di Piero Mioli, e con Piero Mioli abbiamo tre interventi di seguito su Verdi. Il primo è Fatal mia donna, il primo Verdi, e abbiamo Nabucco, Macbeth, L'Attila e il Corsaro. Alle 17 abbiamo un'intervista con Nicola Guerini, tenuta da Vito Stabile, sempre su Maria Callas, e poi avremo alle 19 il secondo intervento di Piero Mioli. Questa volta arriviamo alla trilogia popolare, il titolo è sempre libera, e abbiamo Rigoletto, Trovatore e La Traviata. E dobbiamo anche ricordare poi, Luisella, che avremo anche evidentemente la sigla generale di questa manifestazione è appunto proprio Sempre Libera della Callas, e quindi va assolutamente detto. Il titolo di questo intervento è appunto Sempre Libera. Abbiamo poi ancora un nostro momento che è appunto legato alla di Macbeth, appunto, quale è il valore della Lady, cioè perché la vera Lady è diciamo a nostro modesto parere la vera Lady, e quindi vediamo un po' cosa c'è. Ed evidentemente la serata si chiude con alle 21 con l'opera completa, l'edizione quella del Macbeth, quella dell'inaugurazione del 7 dicembre del 52, in cui abbiamo appunto Mascherini come Macbeth e evidentemente Maria Callas come Lady. È un'edizione comunque di buon livello anche acustico, appunto con i complessi della Scala e la direzione di Victor De Sabata. È un'edizione comunque di pregio, molto, molto interessante, anche perché è stata una delle prime grandi riprese di quest'opera. Alla Scala, soprattutto. Esatto, poi domenica, come dicevamo, abbiamo ancora la prosecuzione degli interventi che abbiamo distribuito, diciamo, in quest'annata. E poi, evidentemente, come già citavi tu, Luisella, abbiamo la presenza dei due momenti della domenica di Ameria Radio legati ai concerti, e rispettando il palinsesto di Ameria Radio avremo due momenti legati ai concerti introdotti dal nostro caro amico Maurizio Modugno. Beh. Io direi che adesso possiamo agevolmente dare appunto il buona giornata, ma soprattutto oggi che è il giorno giusto, sai come siamo noi precisi. Tanti auguri, Maria. Tanti auguri, Maria Callas, la divina. L'ho detto. Esatto, l'hai detto. L'ho detto. Ti sei dimenticata la cartolina da Medea? No, non me la sono dimenticata, dovevo dirla. L'ho vista troppo. Freud. Va bene. Vero, bacchettata. Vabbè, ormai è andata. Vabbè. Andiamo avanti, ma adesso andiamo avanti, che se tutto fuori onda va tutto registrato. Ameria Radio ha presentato 3 giorni con Maria Callas, a 100 anni dalla sua nascita. A cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.